Ciao a tutti! In questo video voglio mostrarvi come ho fatto per iniziare lo scialle Vortex. È un modello rotondo, si inizia a lavorare partendo proprio dal centro e poi si formano tutte queste spirali che man mano si allargano. Questo che ho realizzato io non è proprio uno scialle perché ho utilizzato meno filo e diciamo che è più indicato come copertina da neonato. Nella info box troverete il link al mio post sul blog Lo Spazio di Lilla e cliccandoci sopra andrete a vedere tutte le foto che ho realizzato di questa copertina e troverete anche il link al modello da poter scaricare sia in italiano che in inglese. L'inizio dello scialle è realizzato con il gioco di ferri. Io invece ho voluto provare a farlo con due ferri circolari e nella maniera in cui vi mostrerò proprio in questo tutorial. Per lavorare lo scialle Vortex abbiamo bisogno di due ferri circolari della stessa misura, quindi io sto utilizzando un ferro numero 5. Poi sono necessari 8 marcapunti, di cui uno in colore contrastante, per quando si uniranno le maglie in circolo e dovremo definire dove inizia il giro. Iniziamo montando 8 maglie e faremo in questo modo. Facciamo un anello in questa maniera e poi passiamo la codina al suo interno come se dovessimo fare un nodo, così. Ora prendiamo il nostro primo ferro e montiamo 8 maglie. Iniziamo con la prima maglia, facciamo un gettato. Poi passiamo il ferro all'interno dell'anellino e estraiamo la seconda maglia. Di nuovo un gettato, torniamo all'interno, estraiamo la quarta maglia, un gettato, e siamo a 6. Un gettato per la settima, rientriamo nell'anellino e estraiamo l'ottava maglia. A questo punto tiriamo la codina per bloccare le maglie montate sul ferro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie. Ora, tenendo i punti, sfiliamo il ferro in questo modo, prendiamo l'altro che io ho scelto in un materiale diverso in modo da farvi vedere bene l'alternanza della lavorazione con i due ferri. Ora facciamo così. Questa è la parte con la codina. Prendiamo 4 maglie e le passiamo sul secondo ferro. Quindi 1, 2, 3, ecco, sono già 4. 1, 2, 3, 4. Ed ecco qua. Abbiamo le nostre maglie divise sui due ferri circolari. A questo punto dobbiamo aggiustare il filo per la lavorazione.
quindi il filo si trova da questa parte. Prendiamo tutti e due i ferri insieme, fermiamo, teniamo un po' strette le nostre maglie e facciamo scorrere i ferri in questo modo, cosicché voltandoli noi abbiamo il filo con cui lavorare da questa parte. Facciamo nuovamente un giro in modo che il filo del lavoro legato al gomitolo si trovi in basso e iniziamo a lavorare a dritto. Facciamo tre giri a dritto. Iniziamo con il primo, quindi mi raccomando, il filo con cui lavorare deve stare in basso perché è come se fosse sul ferro di destra. Ora che facciamo? Siccome dobbiamo lavorare con il ferro in metallo, questo lo facciamo scorrere in modo che non ci dia fastidio durante la lavorazione. Prendiamo l'altra parte del ferro circolare in metallo e iniziamo a lavorare a diritto. Allora, togliamo la codina, prendiamo il nostro filo per lavorare e iniziamo a lavorare a dritto. Quindi, 1, 2, 3 e 4. Le prime 4 maglie sono lavorate. Ora che facciamo? Voltiamo di nuovo i nostri ferri, quindi il filo con cui lavoriamo deve stare sempre in basso. Posizioniamo il ferro in bambù, che è quello che ora utilizziamo per lavorare le maglie al dritto, e facciamo scorrere invece quello di metallo. Prendiamo il nostro filo e iniziamo a lavorare le ultime 4 maglie a diritto. Aspettate che aggiusto, ecco qua. Ricominciamo. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo terminato il nostro primo giro a diritto. Vedete che poi, anche se la parte centrale si allarga un po' mentre lavoriamo, non c'è problema perché poi possiamo sempre stringerla tirando la codina. Iniziamo il secondo giro riposizionando il nostro ferro con il capo lungo da lavorare in basso, lo mettiamo in pausa e nel frattempo mettiamo in posizione l'altro ferro con le 4 maglie da lavorare. Allora, torniamo a lavorare il secondo giro, iniziamo con il ferro in metallo. Quindi prendiamo il filo con cui lavorare e iniziamo di nuovo il giro lavorando a diritto in questo modo. 1, 2, 3 e 4. Giriamo, posizioniamo le maglie del ferro in bambù, mettiamo in pausa quelle con il ferro in metallo,
Riprendiamo il nostro filo e lavoriamo le ultime 4 maglie del giro a diritto. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo terminato il secondo giro di maglie dritte. Passiamo al terzo, sempre voltando i ferri, quindi il nostro filo che porta al gomitolo deve rimanere sempre in basso. Posizioniamo il ferro di metallo per iniziare il nostro giro e sfiliamo quello in bambù. Terzo giro a diritto. Iniziamo. 1, 2, 3 e 4. Posizioniamo le maglie sul ferro di bambù, voltiamo, filo del lavoro in basso, mettiamo in pausa il ferro in metallo e iniziamo a lavorare le 4 maglie restanti. 1, 2, 3 e 4. Abbiamo terminato il terzo giro. Ecco, ricordiamoci sempre di girare i ferri ogni volta che terminiamo la lavorazione di un giro. Ora iniziamo a lavorare con gli aumenti. Lo schema del vortex ci dice che dobbiamo fare un gettato e un diritto da ripetere per tutte le maglie. Quindi mettiamo in pausa il ferro di bambù che si trova sotto e iniziamo a lavorare con il nostro ferro in metallo. Quindi facciamo un gettato e un diritto. Questo in pratica sulla spiegazione è il primo giro dello scialle. Mettiamo il nostro primo marcapunti, ripetiamo un gettato e un diritto. Secondo marcapunti, un gettato e un diritto. Terzo marcapunti, un gettato e un diritto. Non è necessario, anche perché cadrebbe, mettere il marcapunti, perché tanto vediamo la divisione tra i due ferri, quindi sappiamo che questo è un ennesimo spicchio. Allora, come abbiamo fatto anche le altre volte, posizioniamo il ferro con le maglie da lavorare, giriamo in senso orario facendo andare il nostro filo in basso. Mettiamo in pausa il ferro che abbiamo utilizzato precedentemente e prendiamo il ferro di bambù e torniamo a lavorare un gettato e un diritto. Marca punti, un gettato, un diritto,
marca punti, un gettato e un diritto, mettiamo il nostro marca punti, un gettato e un diritto. E questo è il nostro primo giro con le ripetizioni. Come vedete, sono avanzati un marcapunti blu e uno rosso, che poi andremo a utilizzare più avanti. Voltiamo, come al solito, mettiamo in sospeso il ferro di sotto e andiamo a lavorare l'inizio del secondo giro. Allora, il secondo giro è lavorato tutto a dritto, quindi iniziamo prendendo il filo da lavorare e iniziamo con il primo gettato, quindi lavoriamo a diritto, il primo gettato a diritto, la maglia a dritto precedente. Passiamo il marcapunti e continuiamo lavorando tutto il giro a diritto. Ecco qua, abbiamo lavorato la prima parte delle maglie. Voltiamo, mettiamo in sospeso il ferro sotto e lavoriamo tutta dritto i punti che si trovano sul nostro ferro di bambù. Uno, due, passiamo il marcapunti e continuiamo la lavorazione a diritto. E questa è l'ultima maglia del secondo giro. Vedete al centro come rimane già bello chiuso, non abbiamo nessuno spazio, nessun forellino aperto. Il terzo giro invece si lavora in questo modo. Un gettato e due diritti per ogni ripetizione. Quindi torniamo a mettere in sospeso il ferro che rimane sotto, prendiamo il filo e l'altro ferro del circolare che dobbiamo utilizzare e iniziamo di nuovo. Un gettato e due diritti. Un gettato e due diritti. Passiamo sempre i nostri marcapunti perché sono veramente indispensabili per la lavorazione di questo scialle. Gettato e due diritti. Abbiamo terminato le maglie sul ferro di metallo, voltiamo il lavoro portando le punte
nella posizione giusta. Allora adesso dobbiamo lavorare con il ferro di bambù, mettiamo in sospeso il ferro in metallo. Quindi torniamo a fare un gettato e due diritti. Passiamo il marcapunti, un gettato e due diritti, passiamo il marcapunti, un gettato e due diritti, passiamo il marcapunti e terminiamo questo giro, che è il terzo, con un gettato e due diritti, 1 e 2. Abbiamo terminato il terzo giro. Il quarto giro va lavorato tutto a dritto, quindi mettiamo in pausa il ferro di bambù e iniziamo a lavorare il quarto giro tutto a dritto. Quindi andiamo con il gettato, e due diritti. Passiamo i marcapunti. Voltiamo per lavorare l'altra metà del giro. Ecco qui. Anche questo quarto giro è terminato, lavorato tutto a dritto. In ogni ripetizione abbiamo 3 maglie. Quinto giro. Lavoriamo un gettato e 3 diritti. Un gettato e 3 diritti. In ogni ripetizione.
un gettato e tre diritti per terminare il nostro quinto giro. Ecco fatto, si iniziano a vedere i nostri forellini. Il sesto giro va lavorato tutto a diritto. Quindi mettiamo in sospeso il ferro che abbiamo sotto e ripartiamo con il nostro sesto giro, tutto a diritto. Qui sesto ferro terminato. Lavoriamo il settimo ferro mettendo in sospeso le maglie sul ferro di bambù. Ora iniziamo questo giro con un gettato, un diritto, un gettato, un diritto e due maglie insieme a diritto. Passiamo il marcapunti e ripetiamo. Un gettato e un diritto, un gettato e un diritto, due maglie insieme a dritto. Passiamo il marcapunti. Un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, due maglie insieme a dritto. Un gettato, un diritto, un gettato, un diritto e le due maglie insieme a diritto. Voltiamo il lavoro e ricominciamo a lavorare nell'altra metà dei punti, quindi ricominciando con un gettato, un diritto, un gettato, un diritto, due maglie insieme a dritto.
terminiamo con le nostre due maglie insieme a diritto per concludere il nostro settimo giro. Prepariamo le maglie per il ferro successivo. L'ottavo giro va lavorato come tutti gli altri ferri pari, tutto a dritto. Quindi iniziamo prendendo il nostro ferro circolare in metallo e lavoriamo tutte le maglie a diritto. Ecco fatto. Per il nono giro mettiamo in sospeso il ferro di bambù, prendiamo il nostro filo e facciamo un gettato un diritto. Un gettato, due diritti e due maglie insieme a dritto. Passiamo il marcapunti e ripetiamo: un gettato, un diritto, un gettato, due diritti e le ultime due maglie della sezione insieme a diritto. Ancora un gettato, un diritto, un gettato, due diritti e due maglie insieme a dritto. Un gettato, un diritto, un gettato, due diritti e le ultime due maglie insieme a diritto. Passiamo all'ultima
sezione del nono giro, quindi un gettato, un diritto, un gettato, due diritti, e le ultime due maglie lavorate insieme a diritto. Decimo giro, tutto a diritto. Terminiamo quindi il nostro decimo giro lavorando 6 diritti. Ecco qua. Undicesimo giro, lasciamo in sospeso il ferro e il bambù e torniamo a lavorare all'inizio del giro con il nostro ferro in metallo. Aggiustiamo le maglie, prendiamo il nostro filo e iniziamo lavorando un gettato, ed un diritto, un gettato, tre diritti, le ultime due maglie le lavoriamo insieme a diritto. Abbiamo 7 punti per ogni sezione, quindi un gettato, un diritto, un gettato, 3 diritti, e 2 maglie insieme a dritto. Un gettato, un diritto. Un gettato, tre diritti. Le ultime due maglie insieme a diritto. Passiamo il marcapunti e continuiamo a lavorare in questo modo. Un gettato, un diritto, un gettato, tre diritti, 1, 2 e 3, due maglie insieme a diritto per terminare la sezione. Ecco qua, aggiustiamo le maglie e passiamo a lavorare la seconda metà del giro. Abbiamo detto un gettato, un diritto, un gettato, tre diritti. Due maglie insieme a diritto.
Passiamo il marcapunti e continuiamo fino alla fine dei punti. Ecco qua, abbiamo terminato il nostro undicesimo giro. Il dodicesimo giro, anche questa volta, va lavorato tutto a diritto. Ed eccoci al termine del nostro dodicesimo giro. Passiamo a lavorare il tredicesimo giro, quindi prepariamo le nostre maglie sui ferri, mettiamo in sospeso questo di bambù che abbiamo appena terminato di lavorare, aggiustiamo le maglie sul ferro di metallo dove ci sono le maglie di inizio giro e iniziamo lavorando in questo modo: un gettato, un diritto, un gettato, due diritti, un gettato, due diritti, due maglie insieme a diritto. Ripetiamo, un gettato e un diritto, un gettato e due diritti. Di nuovo un gettato e due diritti, le ultime due maglie insieme a diritto. Un gettato, un diritto. Un gettato, due diritti, un gettato, due diritti e due maglie insieme a diritto. Passiamo il marcapunti e di nuovo un gettato e un diritto, un gettato, due diritti, un gettato, due diritti, e le ultime due maglie di ogni sezione lavorate insieme a diritto. Ripetiamo per l'altra metà del giro, quindi un gettato e un diritto,
un gettato e due diritti, un gettato e due diritti, due maglie prese insieme a diritto. Un gettato, un diritto, un gettato, due diritti, un gettato, due diritti e due maglie insieme a diritto. Abbiamo terminato il 13° giro. Il 14° giro sarà da ripetere per tutti i ferri pari che lavoreremo d'ora in poi. Quindi si lavora tutto a diritto arrivando alle ultime due maglie che lavoreremo insieme a diritto. Quindi iniziamo. Tutte le nostre maglie a diritto per ogni sezione, fin quando non ne restano due che lavoreremo insieme a dritto. Ecco qua, rimangono due magliette che lavoriamo insieme a diritto. E questo per tutto il 14° giro. Ecco qua, abbiamo 8 maglie per ogni sezione del lavoro. Il 15° giro sarà il ferro dispari da lavorare per tutto il resto dello scialle insieme al 14° che abbiamo appena fatto. Allora posizioniamo le maglie e vediamo come va lavorato questo 15° giro. Iniziamo con un gettato e un diritto. Un gettato e due diritti. Un gettato e lavoriamo a diritto fermandoci alle ultime, prima delle ultime due magliette. Quindi in questo caso abbiamo solo tre maglie, lavoriamo a diritto.
e le ultime due maglie rimaste lavoreremo sempre insieme a diritto. Passiamo il marcapunti, un gettato, un diritto, un gettato, due diritti, un gettato a diritto fino alle ultime due maglie. Quindi abbiamo i nostri tre punti, 1, 2 e 3, e due maglie insieme a dritto, quelle finali. E questo sarà sempre, andando avanti, il nostro giro dispari. Un gettato, un diritto, un gettato, due diritti, un gettato a diritto fino alle ultime due maglie, due maglie prese insieme a diritto per terminare la sezione. Ecco qua, e questo quindicesimo ferro, ripeto, dovrà essere ripetuto sempre in alternanza con il quattordicesimo, finché non avremo una bella dimensione. Una volta che abbiamo maglie a sufficienza per poterle passare su un unico ferro, facciamo in questo modo. Questo è il termine del giro che ho appena lavorato e questo in pratica è l'inizio del nuovo. A questo punto utilizziamo il marcapunti rosso, che è quello che ci dice dove iniziare il nuovo giro del lavoro. Utilizzando il ferro in bambù, io comincio a lavorare il giro dispari, che è quello con i gettati. Quindi inizio facendo un gettato, un diritto, un gettato, due diritti, un gettato a diritto fino alle ultime due maglie della sezione. Che lavorerò insieme a diritto. Passo il marcapunti e continuo a lavorare utilizzando tutte le maglie che stanno sul ferro in metallo. Ecco, come potete vedere, queste sono le ultime maglie del ferro circolare in metallo, quindi io continuo con la lavorazione, ho fatto un gettato un diritto, un gettato due diritti, un gettato e lavoro a diritto fermandomi alle ultime due magliette. Ecco, queste due magliette, come sempre, le lavoriamo insieme a diritto. In pratica ho esaurito le maglie che si trovano sul ferro di metallo. A questo punto entra in gioco l'ultimo marcapunti, che posizioneremo per delimitare la nostra porzione di lavoro. A questo punto continuiamo a lavorare normalmente fino ad arrivare alla fine del giro, che è segnalato dal marcapunti in colore contrastante, questo rosso.
Ed eccomi alla fine del giro dispari. Una volta passato il marcapunti rosso, iniziamo a lavorare con il ferro pari, il giro pari, che è quello tutto a diritto, con le ultime due maglie prese insieme a diritto. Ecco, come potete vedere, adesso la lavorazione sarà molto più scorrevole, in quanto avrete tutte quante le maglie aggiustate su un unico ferro. Ovviamente, quando le maglie diventeranno troppe da tenere su un ferro da 40, passate ad un ferro con il cavo da 80 cm, con il quale continuerete fino al raggiungimento della dimensione dello scialle, la dimensione massima, come troverete scritto sulla spiegazione. Ora vi mostro come chiudere lo scialle una volta che siete arrivate al termine della lavorazione. Allora, la chiusura dello scialle a festoni potrà essere lavorato soltanto quando avrete un numero di maglie per ogni sezione divisibile per 4. Allora, io adesso lo faccio per mostrarvi sulle maglie che ho disponibili. Allora, io lavoro due maglie all'inizio del giro. Dopodiché la spiegazione dice che dobbiamo avviare 4 maglie utilizzando il metodo cable cast on. Dobbiamo fare in questo modo: inseriamo il ferro di destra tra le due maglie che abbiamo sul ferro di sinistra, gettiamo il filo, estraiamo creando un punto, ruotiamo in questa maniera il ferro e facciamo scivolare la maglia sul ferro di sinistra. Riproviamo di nuovo: tra le due maglie inseriamo il ferro di destra, passiamo il filo in questa maniera. Una volta che abbiamo estratto la maglia, la prendiamo in questa maniera con il ferro di sinistra. A questo punto abbiamo due maglie, montiamo la terza sempre allo stesso modo. Queste sono le due maglie che abbiamo fatto ex novo. Inseriamo in mezzo il ferro e, scusate, ma con il caldo questa è la reazione della lana. Terza maglia. E quarta. Abbiamo le nostre 4 maglie in più. Ora chiudiamo 8 maglie, quindi prendiamo la prima e la lavoriamo a diritto, accavalliamo la maglia precedente, una, chiudiamo la seconda, due, tre, quattro, cinque. Ora passiamo a chiudere le maglie sei, sette,
e 8. Abbiamo creato il nostro primo festone, ecco qua, di chiusura. A questo punto dobbiamo di nuovo montare 4 maglie. Allora ripartiamo come abbiamo fatto prima, una, due, tre, e 4. Iniziamo a chiudere 8 maglie partendo da questa, dall'ultima che abbiamo montato, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e 8. Continuare ripetendo sempre questi due passaggi. Man mano che andrete avanti potete eliminare il marcapunti che vi trovate davanti e alla fine, a chiusura completata, con l'ago da lana fermate il filo che rimane. Ed eccoci qui con il mio lavoro portato a termine. Come vedete, ho fatto anche un'alternanza di colori perché ho utilizzato anche dei fili che avevo in casa, e questo è il bordo lavorato nel metodo che vi ho spiegato. Bene, spero che possiate utilizzare in diversi modi l'inizio lavorato con i ferri doppi, non solo per lo scialle vortex, ma anche eventualmente per fare dei cappellini che iniziano proprio dalla sommità della testa. Bene, io vi ringrazio per avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Un saluto a tutte voi e buon lavoro da Lilla.